Pronti via. Walter di nome, Vautier di cognome, valdostano, arrivato in Madagascar con mio papà, molto contento con lui di riuscire a fare questa costruzione, questo obiettivo. L'obiettivo era di costruire un villaggio a un certo livello, con delle forti capacità di costruzione e di istruzione, nel senso che non sono un ingegnere, non sono un architetto, però l'abbiamo fatto tutto quanto noi, e quindi di conseguenza molto, molto soddisfatto di essere arrivato dove sono arrivato. Il mio progetto finale sarebbe quello di portare più turisti possibile in questo posto, per il semplice fatto che è una meta sicuramente esclusiva, una vacanza alternativa a tutto quello che può essere la solita vacanza anche in Africa. È un posto, ripeto, esclusivo, perché è poco visitato, quindi da conoscere, da vedere, e soprattutto, essendo italiano, mi piacerebbe far conoscere Madagascar all'Italia, che conosce molto poco, chiaramente. Facendo un tour semplice però interessante, è quello di scendere dalla città, dalla capitale, verso Personakau. Siamo a 30 km da Tuléa, dove ci si arriva con aerei di linea interna, chiaramente, però già con dei Boeing, quindi con una portata già a un certo livello di turisti. 30 km da Tuléar verso il sud, siamo nel comune di Salara, che fa parte sempre della provincia di Tuléar. Abbiamo scoperto questa zona, questa baia di pescatori Vesu, chiaramente, della popolazione Vesu. E pian piano abbiamo incominciato l'avventura comprando un pezzo di terreno, poi un altro, e poi facendoci sopra delle costruzioni. Ma sono arrivato in Madagascar per esplorare un po' la zona e facendomi una vacanza. Quando sono arrivato in questo posto ho visto la baia e mi è piaciuta molto, ho visto il mare e mi è piaciuto molto, e quindi ho detto, ma perché non fare un posto un po' più bello, un po' più importante. È stato un progetto che, ripeto, è partito con mio padre. Abbiamo voluto tenere quello che potevano essere le basi di una costruzione malgascia, di una costruzione del posto, per poi renderla sicuramente più grande e un po' più finita. La cosa che non volevo assolutamente vedere in questo posto era il cemento, e quindi di conseguenza abbiamo cercato di logicamente adoperarlo, perché per fare delle mura, delle fondamenta ci vuole, però usando tutti i materiali del posto, che sono pietra, che è una pietra molto dura da lavorare, perché è una pietra che viene dalla montagna e grezza, e quindi con difficoltà estreme per gli scalpellini tagliarla e farla a forma. Palissandro, perché è il legno più pregiato del Madagascar, quindi di conseguenza abbiamo usato il palissandro. Il palissandro è un legno molto duro, anche questo è difficile da lavorare, però con macchine importate dall'Italia e a un certo livello siamo riusciti a fare una falegnameria per poter soddisfare quello che potevano essere tutti i lavori in legno della costruzione. Non sono un grande pescatore, però qui abbiamo tutti questi pescatori Vesu che sono in gamba, hanno il loro modo, hanno le loro maniere, però va bene, sono loro che mi forniscono di tutto quello che è la materia prima del mare. La gente qui è fuori dal mondo veramente, quindi non ha sicuramente delle basi. Il mio principio è stato quello di assumere tutta gente del posto. Fondamentalmente sono dei buoni, sono dei pacifici, quindi di conseguenza non ho avuto difficoltà, se non che forse sono molto incerti, hanno poca fiducia, danno poca fiducia, quindi di conseguenza hanno avuto molto difficoltà
a credermi e a cercare di seguirmi. Adesso ho uno staff che è quasi in toto del posto e mi vuole bene, sta bene, quindi di conseguenza non c'è problema. Ma gli abitanti del posto con i turisti, a differenza di tanti altri posti, forse riescono ancora a tenersi nel non dar fastidio, nel non essere troppo addosso al cliente o al turista. Chiaramente, vista la loro classe, visto il loro stato, hanno interesse sicuramente ad approcciare quello che può essere il turista, perché hanno bisogno magari di un qualcosina e quindi di conseguenza cercano di farsi ancora più amico del turista. Mi sono dedicato a loro per quali possono essere le loro passioni. Loro qui giocano al pallone, però il pallone non sapevano forse che era fatto di cuoio, quindi di conseguenza giocavano col pallone ancora con gli stracci o il nylon arrotolato. Ho incominciato nel regalargli dei palloni e poi ho detto bene, perché non fare una squadra di calcio che si chiamasse naturalmente Nakao Club, e ho iniziato a questa avventura di sportiva che a me piace, anche dandogli un po' di competitività e di agonismo proprio con le popolazioni vicine, nel senso che è iniziata proprio tanto per gioco e poi è diventata un po' più, chiamiamola, professionale per il posto che siamo. Sono delle piccole cose che comunque sia fanno piacere al villaggio, fanno piacere a me, e ho cercato di fare questa squadra cercando di organizzare dei tornei, cercando di organizzare delle cose che potessero divertire e appassionare ancora più questa semplice passione qual è il calcio ancora oggi in Madagascar. Per me oggi forse è dura, perché essendo solo sicuramente è difficile, però bene, perché sono in un posto sicuramente bello, quindi di conseguenza piacevole. Il mare mi piace, pur essendo un montanaro, quindi di conseguenza va bene. Oggi forse un po' stanco, ma avrò tempo e modo per rilassarmi una volta finito quest'opera.